Si chiama Emanuel Besleaga, 45 anni, cooperante che presta servizio insieme ad altri volontari per l'associazione Kerigma di Isola del Gran Sasso. Si racconta alle pagine del centro ad Adele di Felice Antonio e si è raccontato ieri nella trasmissione I fatti e le opinioni del direttore Carmine Perantuono su Rete 8. Un racconto toccante. Il suo compito non è facile perché gli fa rischiare la morte in ogni attimo di vita. Riceve sul confine tra la Romania, la Moldavia e l'Ucraina gli aiuti che i volontari raccolgono nel Teramano e in Abruzzo per distribuirle nelle città e nei villaggi bombardati in Ucraina. Emanuel, buongiorno. Raccontaci il tuo viaggio, quando è iniziato e che cosa stai trasportando e consegnando proprio in questi momenti, Emanuel. Allora, ci troviamo proprio sul confine con l'Ucraina. Questo è un nostro deposito di aiuti umanitari per il popolo ucraino. Lavoriamo insieme all'associazione Kerigma e il nostro compito è quello di portare tutti gli aiuti che vengono dall'associazione nelle zone di guerra dove ci sono i bombardamenti adesso. E proprio oggi sono partiti due camion e in totale una cinquantina di tir che sono partiti per la zona di guerra. Mandiamo pane, abbiamo mandato più di 20.000 pizza nella zona di guerra e generi alimentari di circa un milione di euro di generi alimentari. Tu naturalmente fai parte di un'associazione che ha un carattere nazionale. A Giulianova in Abruzzo c'è un punto di raccolta. Quanto è stata importante la generosità degli abruzzesi? Riceviamo aiuti da tutte le parti d'Europa, anche dall'estero, ma il lavoro fatto in Abruzzo è stato un lavoro esemplare, un lavoro perfetto e di una generosità ancora che non ho ancora incontrato, perché ci sono parecchi tir che sono partiti dall'Abruzzo, dall'associazione Kerigma, tramite le raccolte fatte nella zona. Tutta la roba viene spedita con i treni, in modo particolare nella zona di guerra come Kiev, Mariupol, Poltava, quelle parti, Kharkov, le città più bombardate dell'Ucraina. Emanuel, tu sei sul confine della Romania, c'è anche l'altro confine, quello polacco, in cui ci sono milioni di profughi che stanno attraversando questo confine per arrivare in Unione Europea. Sì. Com'è la situazione alla frontiera rumena per quanto riguarda i profughi? Per adesso sono due o tre giorni sono quando ci sono meno profughi. Perché non ci sono più bombardamenti come prima e la gente interessante è che adesso quelli che partono dalle città bombardate si fermano nella zona dell'ovest dell'Ucraina in attesa che la guerra finisca e che loro possano tornare a casa. Ecco, in questi ultimi giorni risulta anche questa notizia che le truppe russe si stiano allontanando dal nord dell'Ucraina per concentrare la loro offensiva nel meridione, quindi si stiano ritirando sostanzialmente anche da Kiev. Sì, questo è vero. Sì, ci sono meno truppe russe a Kiev adesso, lasciano però tanti campi minati. Questo è un problema serio per gli ucraini. Vediamo sì un ritiro, ma non leggero, molto leggero delle truppe russe in questi giorni. Di che cosa c'è bisogno come ultimo appello? Allora c'è bisogno di generi alimentari. La situazione è veramente tragica in alcune città come Mariupol, dove ci sono ancora 160.000 persone rinchiuse nelle sotterranee, nei bunker. È una situazione abbastanza complicata a Buca. Adesso la città è stata bombardata, quindi non si possono più portare aiuti in questi giorni e c'è tanta gente che ha bisogno di generi alimentari. Una donna che diceva: non ho mangiato pane da 36 giorni e non ho bevuto il latte. Noi abbiamo portato pane e latte e loro hanno proprio bisogno degli elementi di base per sopravvivere.